Appassionati di futsal, buongiorno dal Pala Kilgour di Ariccia per la seconda semifinale della Final Four della Coppa Italia di Serie C femminile. Oggi in campo Progetto Futsal e Real Terracina. L'arbitro guarda l'orologio e fischia il calcio d'inizio del match. Ora Vitali sale palla al piede, scarica il pallone sulla destra per Vespa. Ancora Vitali, prova a girarsi, la mette in mezzo, arriva il gol! Agostino! Dopo 3 minuti e 23 secondi cambia il parziale qui al Pala Kilgour. Progetto Futsal avanti 1-0 grazie al gol di Agostino. Il Progetto Futsal a portarsi avanti grazie alla rete della numero 4 Agostino. Freddissima sotto rete. Ancora lei in possesso palla, si gira, scarica per la conclusione di Ceglie. C'è stata però la buona parata da parte di Monti. C'è tutta la partita ancora da giocare, deve avere pazienza, non deve per forza cercare subito il gol, ecco, questo è quello che potrà succedere. Ora Agostino che conquista il pallone, si accentra Agostino, il palo colpito dalla numero 4. Grande occasione per il Progetto Futsal. E fa ripartire l'azione per il Real Terracina. Con Capuano che scambia con Lucarelli, ancora Capuano, prova in avanti, trova il compagno libero, interviene molto bene Chimenti, palla buttata in avanti, prova l'acrobazia Vitale. La tecnica non gli manca per questi colpi, ci ha provato, è stata brava, una bella palla anche di Michela Muzzi. Ora attenzione a questo tentativo di ripartenza del Progetto Futsal con Agostino che riceve il pallone. Agostino sbaglia il portiere e deposita in rete il gol del 2-0. La doppietta di Agostino che fissa il punteggio sul 2-0. Ottimo contropiede del Progetto Futsal. Sembra ormai tutto pronto per la ripresa del match. Le ultime disposizioni del direttore di gara e si parte in questo istante. Subito Agostino in possesso palla, prova a girare per Grieco. 7 secondi e subito la prima grandissima occasione per il Progetto Futsal con la conclusione di Grieco che sfiora il palo. Il Real Terracina allontana la sfera, poi Muzzi, Agostino, di prima intenzione per Grieco, palla in verticale e buona questa occasione per Muzzi che la mette in mezzo, poi la palla sfiora il palo, non ci arriva in scivolata per questione di centimetri. C'è Rizzo, ora va in mezzo, Lucarelli poi si appoggia a Natticchioni, il terzo giro. Ora il palo alla sinistra di Chimenti. Lucarelli prova il lancio in verticale con Natticchioni che trova il colpo di testa. La palla aveva anche centrato lo specchio della porta, ma Chimenti è riuscita a bloccare la sfera. Vediamo questo colpo di testa, un po' sbilanciata Natticchioni, ha provato comunque il tiro riuscendo a trovare lo specchio della porta. Con Bono che riceve il pallone, si gira e poi trafigge Chimenti per il gol del 2-1. Bravissima a girarsi da pivot, gli è saltato il centro del campo e è stata letale da davanti alla porta. Intanto a bordo campo continua il siparietto tra De Simoni e Zannella, il mister del Terracina non rispetta mai la posizione dell'area tecnica e viene spesso richiamato dal terzo arbitro anche in maniera simpatica. Chimenti salta la porta del Progetto Futsal, la mette fuori. Che rischio questo per il Progetto. Lucarelli gioca il pallone in orizzontale, riparte e poi il gol pazzesco, arriva il pareggio del Real Terracina con il gol da parte di Bellucci. Ora il Progetto è possesso palla, Agostino in mezzo e poi che occasione con Ruffini. Real Terracina che aspetta solamente che arrivi il fischio del direttore di gara a mettere fine a questo primo tappo supplementare. Progetto Futsal che attacca a pieno organico, la palla per Ruffini, trova l'opposizione di Monti, in qualche modo poi Real Terracina prova ad uscire fuori. Progetto Futsal, Real Terracina termina 2-2 e si andrà ai tiri di rigore. Tutto pronto per l'esecuzione, arriva il fischio dell'arbitro, parte Agostino, il palo e c'è l'errore di Agostino, non inizia col piede giusto il Progetto Futsal. Va col mancino Pirro, parte il tiro e c'è il gol del Real Terracina che va avanti con Pirro 1-0 dopo un tiro a testa.
Agostino ha spiazzato il portiere, ha preso il palo e è uscita fuori. Qui è stata parata, palo e dentro. C'è il fischio del direttore di gara, prende la rincorsa. Parte il tiro e il gol di Lucchi. Arriva anche il primo gol per il progetto Futsal. Usato la soluzione di Potenza. È stata molto brava, il portiere del Terracina è andato a terra e quindi era impossibile prepararla. Ora sul punto di battuta c'è Atterga per il Real Terracina. Parte il tiro e il gol! Atterga fa 2-1. Un gol potrebbe tenere in vita il progetto Futsal, altrimenti sarà eliminazione, ma riesce a trovare il gol. Fredda e precisa, selvaggia Vitale come sempre. Parte la rincorsa. Bono e il gol di Bono per Real Terracina, elimina il progetto Futsal dopo essere andata sotto di 2 gol e approda nella finale della Coppa Italia di Serie C femminile, dove domani mattina affronterà il Casal Torrazza.